Buongiorno, sono la dama Coniglio Corno. Rappresento uno dei primi ritratti fiorentini di Raffaello Sanzio, realizzato nel 1505 circa, ad olio su tavola di 65 x 51 cm, attualmente custodito a Roma, nella Galleria Borghese. Lo stesso Raffaello mi ha fatto assumere una posizione di tre quarti verso sinistra, mentre il mio sguardo è rivolto a destra. Forse tale posa vi ricorda qualcosa o qualcuno. Effettivamente, in parecchi mi hanno paragonata alla Gioconda di Leonardo. Non voglio svelare il mio nome, ma come potete vedere sono una ragazza giovane. Ho lunghi capelli biondi raccolti in un'acconciatura che scende dietro la schiena. Indosso un abito elegante con ampie maniche rosse e un profondo décolleté, sul quale si nota una collana preziosa, decorata con un grande rubino quadrato e una perla bianca. Ho anche un piccolo diadema sulla parte alta della testa. Due colonne incorniciano la mia figura, mentre alle mie spalle, dietro al parapetto, si spalanca un paesaggio con tinte fredde, in contrasto con le tonalità calde del mio incarnato, dei miei gioielli e dei tessuti del mio vestito. Il paesaggio, visibile alle mie spalle, è attraversato da dolci colline, alberi frondosi ed è bagnato da quello che in lontananza sembra un lago. In braccio tengo un piccolo liocorno, simbolo della purezza virginale. Ma voglio svelarvi un segreto, perché il mio corno è stato dipinto dopo. Infatti, prima avevo in braccio un cane, simbolo della fedeltà coniugale. Anche la catena d'oro annodata che porta al collo lo testimonia, in quanto dono nuziale e quindi simbolo di donna maritata. Infatti, questo dipinto sembra essere stato commissionato proprio come dono di nozze per una giovane nobildonna.